Sembra essere ufficiale. David Gott e Herve Barmas hanno annullato la loro spedizione del Nanga Parbat. I forti venti sono previsti fino al 10 febbraio e hanno quindi deciso di tornare a casa a fine gennaio. Si conclude così l'impresa quasi impossibile di scalare la parete più grande del mondo in stile alpino e senza aiuto. Sul K2 invece, Gray Zheng e il team dovrebbero raggiungere in questi giorni il campo base del K2. Hanno però bisogno di bel tempo, perché mancano solo 35 giorni alla fine della stagione invernale e hanno solo 7 persone come aiuto. Vedremo se anche questa impresa rimarrà un sogno quasi impossibile, come quella di Göttler e Barmas.